Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Audace attacco al presidio di Gretchen, estremisti sempre più intraprendenti. Gretchen è una calamità? Arrivata la delatrice, Dantegra, subito perse le sue tracce. Non è una cosa molto positiva, mi dicono, però non si può mai sapere. Camminiamo al lavoro, ragazzi! 14 dicembre 1982. Cosa ci darà oggi il nostro bel capitano? Non ne ho idea. Ok, con tutto in Colecchi a 5 anni. Se pensi che Arsosca va male, Colecchi 10 volte peggio. Non è colpa loro se vengono qui. E quindi? Comunque fa il loro buono, continua così. Ah, grazie, Sergio. Vediamo cosa ci attenderà oggi. Buongiorno, signore. Primo scopo del viaggio? Visita. Durata del soggiorno? 30 giorni. Va benissimo, signore, va benissimo. 78 kg e 1,80, mai nella vita. Ok, 1,80. Io allora mi chiedo come mai si abbassano, cioè vanno in punta di piedi e poi si riabbassano. Non si sa. Bullock Andrew. Andrew Bullock, va bene? Mappa della regione, cos'è lui? Impor. Enchio. Enchio, va bene, può entrare il signorino. Io la provo. Sì. Prossimo. Buongiorno signorina. Raven Sonja. Raven Sonja. Femmina, 72 kg, 1,72. 19-1-1984. 9-9-1988. Vediamo se va bene la città. Mappa della regione Arzoska, distretto e far desto. Far desto. Gresinest. Ok, puoi entrare. Gloria d'Arzoska sempre. Prossimo. No! No! Far desto c'era scritto. Porca troia. Ciao. Forza, Aquilotti. Ho dato a te grande stendardo, ah. Senti, mister, ha saputo. Ora è molto arrabbiato. Se non recuperi il sindardo, toglie me davanti. Che cosa stai dicendo? Se non recuperi, toglie me davanti ai boss di squadra. Tutti i boss buoni, ma posti avanti meglio. Allora devo riprendere il sindardo. Hai dato i soldi? Ah, grazie, anche i soldi. Allora, prima di tutto questo è meglio metterlo solo lì. Il sindardo vedrò se darglielo, se ha tutti i documenti conformi. Maschio. 25,2, ok. 1,84. Sì. 18, 12, 83, 88 kg. Vediamo la mappa. Far desto. Ora va bene. Che brano? Boh. Paradisna. Paradisna, va bene? Ok, si può entrare. E qua, Sindardo, tieni anche il resto. Sono buono, ricordati di tifare noi. Sì, certo. Prossimo. Ancora, buongiorno, amicone. Più cosa? Esatto, difficile, per fortuna, guardia era facile. Chiede tanti soldi, ma è ragionevole. Ok, vediamo. Questo e questo. Date coincidenti, transito 2 giorni, 1183, 7683, 50. Beh, ha messo su un po' di ciccia, mi dicono. È grande mistero. Qual è questo mistero? Mangia troppa pasta, mi faccio capire. Ora l'atmosfera diventa bollente. Vediamo, giudico io se sarà bollente o meno. Allora, o lei è il coniglio Pasquale, o quelle non sono uova. Questa cosa però non la deciderò io, ma la deciderà il giudice. Quindi, al momento, sembra una roba buona, sì. Aspetto io 12 crediti per timbro, ok? Passa a tua famiglia. Posso comprare cose belle con crediti, solo per piccola innocua droga. Non posso dire quella parola. Quindi, lei mi vorrebbe corrompere?
Io sono una persona che probabilmente si farebbe corrompere, ma non da lei, furbacchione. Quindi la arresto immediatamente. Volevo guardare altra buona giornata. Non posso continuare così se non vendo. Cosa vuole che le dica? Lei è stupido. Cioè, mi scusi, Vabbè. Salve, signora. Qual è lo scopo del viaggio? Asilo. Allora, vediamo subito le sue impronte, va. Alessandro Matteo. Vediamo se le impronte sono giuste. Vediamo se le impronte sono ok. Tutto a posto. 49 kg, 1,65. Più o meno, non proprio. È 1,65. Femmina, nazionalità. Ma che cazzo di nazionalità è? Ok, federazione fiu fiu fiu. Che cazzo vuol dire, boh? Devo guardare qua, la data. No, il codice CMP2TRK592712. Va bene, 2711, non va bene. Mi dispiace, però è scaduto, quindi devo evitarlo. Non so che dire, manco io non so come dirle. Se ne vado a casa, ecco. Prossimo! Buongiorno signore! Col buon vento? Solo visita, ok, però se non mi dà il passaporto. Mi dia il passaporto, va. Ha detto 3 mesi di vita. Maschio. Allora, capelli corti chiari. 87 kg. 1,75. 19,12. 11,2. Ok. Paradisna. Boh, non lo so, quello guardo dopo. E6SCCAN2M7. Dovrebbe andare bene. Alexander Zaterka. Zaterka Alexander. Vediamo la mappa. Mappa. Repubblica. Vediamo. Non c'è. Non c'è la città. Lei è arrestato. Non so di che cosa parli, io lo so bene. Cos'è questo? Lo vedrà che queste prigioni non sono proprio il comfort più totale, mio caro. Giorno 22, vediamo, tuo figlio ha bisogno di... Ancora, praticamente c'è l'esercito disponibile, però non posso prendermi quell'appartamento, costa troppo. No, in realtà volendo potrei. Perché ho tutti questi soldi? 65, ma 7,10? Ah, risparmio... Perché dovrei passare a classe 7? Aumenta l'affitto. No, vabbè, dai, passo. Però niente cibo, no, niente riscaldamento. Dai, allora andiamo a dormire, va.